In questo video inizio una serie su Arduino, che è un argomento che tratto dal 2010-2011, quando ho iniziato a fare i primi corsi a Milano per FabLab Milano e Frankenstein Garage, di cui sono stato il fondatore. Ok, che cos'è Arduino? Arduino è una scheda per realizzare prototipi elettronici. È un sistema ideato per chi non è esperto né di elettronica né di programmazione, anche se richiede purtroppo queste capacità, quindi per designer, inventori, artisti, persone che normalmente non hanno a che fare con elettronica e programmazione. È un sistema molto potente che è stato semplificato parecchio e permette di fare delle cose incredibili, quindi dalle stampanti 3D a droni a qualsiasi tipo di idea vi possa venire passare per la testa. Arduino non è nient'altro che una scheda su cui è inserito un microcontrollore. Un microcontrollore è un piccolo computer autonomo in tutto, perché a differenza del microprocessore, cioè la CPU che avete nel vostro computer, che ha bisogno della memoria, il disco, la tastiera, il video, il mouse, un microcontrollore ha tutto quello che gli serve all'interno del suo corpo, del piccolo chip. Quindi all'interno del chip che vedete su Arduino, quella specie di piccolo scarafaggetto nero, esiste una CPU, una memoria speciale che fa da disco, una memoria flash, una EEPROM per salvare dei dati in modo permanente e tutta una serie di interfacce per l'ingresso e uscita per produrre segnali particolari che si utilizzano appunto per realizzare prototipi. Il tutto molto semplificato e miniaturizzato. Quindi è un piccolo computer che potete mettervi in tasca. Se non avete ancora una scheda Arduino, procuratevene una, ne esistono svariati modelli. Quello più comune è il modello 1. Esistono anche le versioni, diciamo, non ufficiali che trovate per esempio su Amazon o eBay e hanno il costo molto limitato. Costa circa una ventina di euro o poco più e presentano tutti una serie di pin su cui collegare i dispositivi elettronici o altre schede con lo stesso passo, quindi è una, come dire, un'interfaccia comune. I problemi che dovrete affrontare sono due: quelli tipo elettronico e di programmazione. Cercheremo di affrontarli entrambi. Per realizzare un prototipo dovete scontrarvi con la realizzazione della parte elettronica. Qui avete tre possibilità: o vi impratichite di breadboard, fili e componenti e quindi vi realizzate voi tutto il cablaggio e i collegamenti dei dispositivi, dei sensori, degli attuatori necessari al vostro prototipo. Questo richiede una maggior capacità, una maggior competenza. Magari potrete arrivarci tra un po' di tempo. Se invece proprio non sapete nulla di elettronica, non volete rischiare, ma avete bisogno del vostro prototipo immediatamente, avete due altre possibilità. Una, che è una via intermedia, è quella di utilizzare un sistema tipo il Groove, che utilizza una scheda madre che viene inserita sopra Arduino. Questa scheda, vedete, ha tanti piccoli connettori su cui potete inserire dei cavetti standard per poi collegare ai cavetti tutta una serie di gingilli, quindi sensori o attuatori, microfoni, tasti, sensori di temperatura, LED, display, addirittura motorini, semplicemente utilizzando questi cavetti, che sono tutti uguali e di lunghezze differenti. Quindi un sistema modulare simile al Lego. La terza possibilità è quella di utilizzare delle shield, cioè delle piccole schedine già pronte che andate a inserire su Arduino. È un po' come avere il computer e aggiungere una nuova scheda video o piuttosto che una scheda di interfaccia particolare. Quindi andate ad aggiungere queste schede shield a seconda della funzione che volete realizzare. Queste schede sono già complete. Ne potete mettere solitamente al massimo una o due, perché ogni scheda consuma un certo numero di pin, nel senso li occupa, e quindi poi è difficile metterne troppe. Questa shield, per esempio, realizza un data logger con una schedina di memoria e ha un calendario con l'orologio, quindi sa sempre qual è la data e l'ora corretta. In questo modo potete realizzare veramente in un batter d'occhio un piccolo prototipo da provare subito. Di shield ne esistono un'infinità di ogni tipo: quelle col display, quelle per controllare motori, quelle con l'interfaccia MIDI o DMX,
hanno il display inchiostro elettronico, oppure l'alloggiamento per la SIM GSM, e quindi semplificano veramente la vostra vita. Potete anche mettere insieme tutte e tre le strategie per realizzare prototipi completi e molto complessi. Per oggi è tutto, vi ringrazio e vi saluto. Ciao!